Ciao, oggi siamo a lunedì 3 settembre, mi perdo che mese che è. Allora, ieri che era domenica, per la prima volta sono andata all'outlet di Noventa. Se su internet cercate Noventa Outlet vi fanno vedere cos'è. Praticamente è un piccolo villaggio tutto ricintato, dove ci sono dentro tutti i negozi, praticamente si cammina all'aperto e ci sono tutti questi negozi di marchi conosciuti tipo Armani, Carpisa c'era, di borse, Gucci, Fendi, Prada, di tutto questo genere di marche, c'è abbigliamento, borse, scarpe. Di make-up ho visto un negozio della L'Oreal e un altro negozio che adesso non mi ricordo più il nome, che avevo visto scritto su, che avevo visto passando, che avevano il banchetto di make-up di Giorgio Armani. Poi non so se c'era dell'altro perché non ci sono entrata. Caso strano, non ci sono entrata. Era la prima volta che ci andavo. Poi c'è anche la possibilità di mangiare. Ci sono sia posti che fanno panini, gelato, c'è posto per mangiare la pizza, per mangiare pasta, per cui c'è un po' di tutto. Io sono rimasta lì dalle 11 fino alle 2 e un quarto, 2 e mezza più o meno. Ho mangiato lì, ho mangiato una pizza ed era buona. Era un ristorante, praticamente Farinella mi sembra, come ristorante e pizzeria napoletana. Ho mangiato la pizza veramente buona, friabile, buona. E beh, comunque se andate a vedere sul sito vi indicano se cercate abbigliamento, make-up, cose per la casa, avevano anche pentole, labialetti, poi c'erano degli altri che avevano pentole, piatti. L'unica cosa, tra virgolette, pecca, è che bisogna avere un portafoglio abbastanza largo. Vi dico che le cose meno costose costano sui 100 euro, per cui 60-100 euro come minimo tenete conto. Se volete spendere meno, prendete cioccolata, c'è la Lindt e la Venchi come posto che vendono sia cioccolata, caramelle, gelato. Allora lì si spende meno, ma comunque come abbigliamento dalle 100 euro in su. La cosa più costosa che ho visto era un vestito nero da sera, praticamente da galà, da grande festa, e che costava 3.100 euro ed era di Giorgio Armani, se non sbaglio. Comunque questa è la cosa più costosa che ho visto. Il resto, poi c'era anche Samsonite, il negozio delle valigie, anche lì avrei voluto entrare. Poi, cioè, era la prima volta, girando, qualcosa sono entrata, qualcosa no. E comunque anche lì dalla Samsonite la prossima volta ci fa un pensierino di entrarci, anche perché fuori c'è un beh, il parcheggio non è a pagamento, è tutto gratis, l'entrata è gratis, ci sono varie entrate, ma all'entrata principale c'è un posto di informazioni, praticamente dove ti danno la cartina del posto, sempre se la richiedi, e c'è anche la possibilità di farsi una carta, tipo le carte come quelle che si va a fare la spesa, la carta Sephora, tipo queste carte. Da quello che ho letto, beh, appena che la fai gli acquisti per negozio, non è che puoi accomunarli, per negozio hai oltre cioè oltre, visto che è un outlet, i prezzi dovrebbero già essere abbassati, e oltre agli sconti che già ci sono, avere la possibilità di avere un ulteriore sconto del 10%. Però questo è un discorso tutto da vedere, perché dandomi la cartina, dietro la cartina ci sono queste piccole spiegazioni, perché non è spiegato molto bene, perché ho letto i primi acquisti, il primo giorno che la fai, cioè mi è venuto un dubbio, per cui non so se sia una carta sempre valida o se è il primo giorno che la fai e poi c'è carico punti, non lo so.
non vorrei dirvi una cosa per un'altra, per cui è tutto da vedere questa carta come funziona. Di certo è che c'è scritto che con la faia hai uno sconto del 10% ulteriore a quello che già c'è dentro ulteriore. Io personalmente avevo visto un giubbotto invernale che iniziavano, perché c'era ancora molti prodotti estivi, iniziavano le cose invernali proprio poco poco. Ho visto un giubbotto invernale che costava 467 euro, per cui fate i vostri conti. Va bene che con l'ulteriore sconto del 10% arrivo sui 400, però pensate che io prendo i giubbotti invernali che attualmente ho, li ho presi da Piazza Italia, che con 50 euro li ho presi, per cui vedete voi la differenza di prezzo che c'è in questo negozio, in questo villaggio shopping. E le temperature si sono alquanto abbassate. Oggi fa, questa mattina, adesso sono quasi le 8:30 di mattina, e si sono abbassate perché adesso c'è 19 gradi. Io ci ho messo le maniche corte sotto la canottiera, ma di qua c'ho anche la felpa perché ho visto girare gente con i giubbottini, quelli autunnali, primaverili, che si mettono fini fini. Siamo sempre a lunedì, però adesso siamo al pomeriggio. Sono le. Aspettate che guardo di qua. Sono le 3 e 15, le 15 e 15 minuti. E sono parcheggiata qui sul parcheggio di Tigotà perché dovrei andare a prendere giusto quattro cose. Vedremo se esco con quattro cose o con qualcosa in più. Dovrei prendere l'ammorbidente, il Calgon quello liquido, il profumo per la lavastoviglie e il profumo per il frigo. Qui mangio odori a forma di maialino. Adesso vediamo cosa, se esco con le quattro cose o se esco con più cose. Queste sono le quattro cose che dovevo prendere da Tigotà. In aggiunta ho preso le ciabattine, il sgrassante con candeggina, l'ammorbidente, ve l'avevo detto che mi mancava. Ho preso questo di Tesori d'Oriente, ho preso la MAM e un altro di Fior di Loto. Queste sono le due profumazioni che ho preso, il Calgon, quello liquido, i due profumini li ho trovati, allora, profumini, aspettate, forse, no, profumini, volevo prendere sia quello per la lavastoviglie che questo che è per il frigo. In aggiunta ho preso questo per il bagno, un deodorante che non mi ricordavo più se ne avevo di scorta, che è questo qui della Sauber, i guanti per lavare i piatti a mano, perché io le pentole e le ciotole, quelle in plastica che di solito condisco la verdura, le butto in lavastoviglie, ma come i piatti e le forchette li lavo a mano, e per cui mi sono presa i guanti. Poi ho preso questi qui, che è da un pezzo che ce li ho, e quelli che ho sono vecchiotti e sono quelli per diminuire la grandezza del gas. E per finire cose da donne, ho preso i Salva Slip della Lines. Poi sono andata a prendermi la cena per questa sera, praticamente per questa sera. Ho preso sushi, che ho preso questo qui, che non so neanche cosa siano, è salmone. Ho preso beh, qui c'è scritto cos'è, ma sinceramente, Junkan Speak. Ho preso il classico, che sono questi qui, assortimento di sushi, che sono, dovrebbero essere salmone, tonno e non saprei dirvi cosa. Forse qui nelle indicazioni lo trovo, ma dovrei ribaltare la confezione. Comunque questo è il sushi che ho preso. Poi
Poi nel reparto pescheria ho preso due tranci di tonno che li faccio alla piastra e a tutto questo ci aggiungo delle patatine fritte. E ok, anche per questo lunedì vi ho fatto vedere quello più o meno quello che ho combinato e ci vediamo la prossima volta. Ciao!